fermerà la musica nei licei coreutici e musicali. Per gli studenti che da 5 anni hanno creduto in questo progetto, nessuno, o almeno questo è l'auspicio, alla base della giornata nazionale di mobilitazione a son di note per dire no alle nuove classi di concorso decise dal Ministero che rischiano di mandare a casa tanti docenti, accorpando materie differenti e cattedre. Da qui la decisione di aprire le porte delle scuole per far vedere che cosa si rischia di perdere. La mobilitazione ha coinvolto anche Salerno, al liceo Alfano I, nella zona orientale del capoluogo. Ad esibirsi sono stati l'orchestra sinfonica, l'orchestra dei fiati, il corpo di ballo e le altre iniziative musicali che vengono messe in campo ogni giorno dalla scuola per cercare di inviare un messaggio in musica al governo. Lo slogan dice tanto, chi fermerà questa musica? Io mi auguro che non si fermi, perché come si fa a fermare questi ragazzi? Che sono eccezionali, voglio dire, abbiamo avviato comunque un lavoro che viene da anni di impostazione proprio, quindi voglio dire, stanno crescendo con noi. Il rischio si getti a mare, insomma, 5 anni di lavoro. Certo, diventa tutto un precariato, pure i ragazzi, voglio dire, con lo strumento non si può cambiare insegnando ogni due anni, voglio dire. Perché loro seguono una scuola, una direzione. Oltre ai docenti, comunque, sono proprio gli studenti i protagonisti principali della singolare manifestazione di protesta contro il governo. Io sono sempre stata dell'idea, da quando sono a conoscenza di questa novità, che proprio saremo noi i primi a risentire di questo cambiamento. Perché una volta incominciato un percorso è come un po' essere incoerenti. Perché significherebbe poi rifare tutto da capo e sarebbe anche un modo di rovinare quello che è il nostro cammino per la nostra crescita. E, oltre a rovinare il nostro cammino, cambiare un professore è anche come svegliarci in un altro mondo, come dire, ma cosa sta succedendo? Insomma, perché comunque noi formiamo anche un legame con queste persone, non solo soltanto dei professori. Loro per noi sono come una seconda famiglia, cioè sono loro che ci incamminano per quello che sarà il nostro futuro, insomma la nostra vita, perché ormai noi ci siamo dentro e non ne possiamo più uscire, è ormai il nostro sogno di diventare musicisti.